Buongiorno, siamo ancora a vedere le postazioni della fanteria d'arresto, come poco fa, sempre questa mattina. Qui siamo a San Giorgio della Rinchinvelda, provincia di Pordenone, opera Pozzo. Queste sono postazioni difensive della fanteria d'arresto dai quaderni d'arresto 678. Mitragliatrice in scafo di carro ridotto M15/42 in vasca, dipendenze battaglione. Ci siamo sopra. È questo. Qui c'era il bunker dove era posizionata questa mitragliatrice. Ho scelto questo posto perché qui vicino ce ne sono altri due di postazioni. Quindi volevo vederle tutte e due in modo da riunire tre luoghi nello stesso posto praticamente. Quindi adesso andiamo di qua dritti e vediamo queste altre due postazioni. Erano ovviamente legate proprio per il fatto di essere vicine e io non lo so cosa troveremo, vi dico. Nel precedente video di oggi abbiamo visto quelle a Valvasone, che è rimasto quello che è rimasto ovviamente, però io ho pensato di dover documentare anche questi ruderi, quello che è rimasto di queste postazioni della fanteria d'arresto, anche perché ce ne sono, mi pare di aver capito, centinaia, e quindi ovviamente non dico farle tutte, però qualcuna sarebbe cosa buona e giusta farla, giusto per capire come sono. Poi è ovvio, ce ne saranno all'incirca 200, quindi io credo che quella di oggi, questa sarà l'ultima volta che vado a visitare queste postazioni, o comunque l'ultima volta che faccio dei video, perché comunque mi pare di aver capito che resta ben poco di queste postazioni. Però io credo che per completezza, visto che giro in tutti i luoghi, polveriere, caserme, basi NATO, artiglieria contraerea, alpini, cioè ogni zona militare, cerco di documentarla, quindi mi sembra anche giusto documentare anche queste postazioni qui. Ovviamente, ripeto, senza dilungarmi troppo e senza essere ripetitivo. Tra poco arriviamo alle altre due postazioni che sono vicinissime. Dovrebbe essere alla fine di questo sentiero. Sono due postazioni P4 con cannone anticarro 90/50 e dovremmo trovare adesso sulla sinistra. Mi dispiace avervi annoiato con questa passeggiata, ma volevo appunto precisare che questa sarà probabilmente l'ultima visita per quanto riguarda queste postazioni di fanteria d'arresto. Comunque vediamo che lì in fondo c'è il tagliamento, quindi siamo sul tagliamento anche questa volta. Anche questa volta siamo sul tagliamento. Allora,
secondo la piantina dovrebbero essere qui, probabilmente qui dietro questi arbusti, sono vicinissime una all'altra. Vediamo, dovremmo trovarle qui, sperando che sia rimasto qualcosa di queste postazioni, perché c'è anche il problema che, come si vede, qui la vegetazione è molto folta e potremmo non trovarle. Speriamo di no. Allora io procedo per qualche metro, vediamo, perché dovrebbero essere qui a questa altezza, non più in là. Non dovrebbero essere più in là. Erano delle postazioni con cannone anticarro 90/50, quindi avevano una base di 3 metri per 3 circa, come le due che abbiamo visto prima. Allora, bene, ci siamo perduti qui sul tagliamento. Sapete cosa faccio adesso? Adesso metto pausa e poi le cerco meglio, perché in mezzo a questa vegetazione ho paura che non si trovino. Bene, eccoci. Non trovavamo più le postazioni con i cannoni 90/50, le postazioni P4. Praticamente io sono entrato in questa folta vegetazione. È impossibile penetrarla. E una mi risulta essere qui dietro questa montagnola, probabilmente è coperta da questa montagnola, mentre un'altra è coperta dall'altra parte, sempre da un'altra montagnola. Purtroppo non si riesce a vedere niente. Vediamo se salendo qui si vede qualcosa, ma credo di no. Purtroppo la natura si è ingoiata tutto. No, scusate che ho mangiato un insetto. Purtroppo le due postazioni sono completamente inglobate, chiamiamole, nella foresta. Fermo restando che non è che se le avessimo trovate senza i rami, come le prime viste, avremmo visto chissà che roba, però appunto così proprio è impossibile vederle, anche identificarle con esattezza. Proviamo a camminare qua sopra, ma secondo la mappa, che comunque la mappa non prende tanto qui, perché qui siamo in una zona dove non c'è campo, ce n'è molto poco, quindi la mappa me li indicava in corrispondenza di quelle montagnole lì. Infatti, come vi ho detto, questo è l'ultimo video, il secondo e ultimo video che faccio sulle postazioni della fanteria d'arresto, perché effettivamente non c'è nulla di interessante, purtroppo, perché è rimasto ben poco, ovviamente, non perché non siano interessanti loro, ma perché non c'è nulla di particolare. Praticamente ci sono dei bunker chiusi o quattro pareti piene di terra. Io vi saluto. Lo so che questo video non è stato interessantissimo, però io ci provo sempre a raggiungere posti nuovi. E questa volta mi è andata male. Vi ringrazio per aver guardato il mio video e vi auguro una buona giornata.